Fiorentina-Napoli vale solamente per la dignità dei giocatori e per il rispetto di quelli che hanno avuto la buona idea di andare a comprare un biglietto. Schemi non ce ne sono, il caldo frena gli animi, ma le difese sono abbastanza allegre. Così che tra meriti degli uni e demeriti degli altri arrivano niente di meno che 6 gol. Di questi tempi e con queste premesse non sono pochi. Dopo che le danze erano state aperte da Borgonovo intorno alla mezz'ora, il libero napoletano Blanc si improvvisa centravanti, approfittando del fatto che la difesa viola è tutta una gita scolastica, segna l'1-1. Ma Borgonovo ha un conto abbastanza salato da regolare con la sfortuna, certo non può pareggiare tutto in un solo giorno, però si sa, i gol fanno morale e tante altre banalità ci vengono in mente, mentre lui segna la rete del 2-1. La ripresa si apre con Rambo de Napoli, da eroe a traditore per i suoi tifosi in pochi giorni, visto che andrà al Milan, che quasi indisturbato va a siglare il nuovo pareggio 2-2. Ma la Fiorentina ha più voglia di vincere rispetto al Napoli, l'ha detto anche l'allenatore Ranieri a fine partita, e il tiro di Dunga batte Giovanni Galli proprio sotto quella che fu per tanti anni la sua curva Fiesole. Il match continua ad essere vivace, soprattutto per merito dei padroni di casa che vogliono salutare a testa alta il pubblico al termine di una stagione quasi da dimenticare. L'incostante Maiellaro dà a Borgonovo il pallone del 4-2, che vale una bella tripletta, un calcio alla sfortuna e anche un'intervista. Come l'hai vissuta? Molto bene, molto male? Sei entrato in depressione, no? No, ovviamente ci sono dei momenti che la vivi male, questo è fuori discussione. Altri che la vivi male e altri ancora male. No, per la parte degli scherzi è stata un'annata così, ho cercato di viverla più serenamente possibile, cercando di impegnarmi sempre al massimo durante gli allenamenti e poi quando le poche volte che sono stato chiamato a giocare ho cercato di dare il meglio di me stesso.